Andrea Falco nasce a Catania nel 1986 e si definisce filografa e sensista. A 13 anni, quando la madre le regala una Zenith, decide di fare la fotografa. E 15, quando vede Ritorno al futuro e capisce che vuole fare anche l'attrice. Scatta, autoscatta, si riprende e comincia ad esporre in Italia e all'estero fino a vincere anche premi importanti come il Basilio Cascella nel 2011. Intanto studia e fa teatro, nonché la comparsa ne I viceré di Roberto Faenza. Nel 2012 si presenta a Bernardo Bertolucci con uno showreel autoprodotto e lui la sceglie per essere Olivia in Io e te, in cui usa anche le sue foto. La sua entrata in scena riempie lo schermo e lascia il segno. Con Io e te partecipa al Festival di Cannes, viene candidata al David di Donatello, gira il mondo e raggiunge la notorietà. Il padre ha una onlus che dà lavoro agli stranieri, la madre è un'insegnante delle medie e i soldi non hanno mai abbondato. Matteo ha sempre cercato di seguire la sua vocazione artistica con grande determinazione. Fotografia e recitazione non sono solo un lavoro, ma una passione, che si sviluppa anche attraverso performance live, mostre personali e collettive, come le forme della nasalità alla ADC, Contemporary Art Gallery di Los Angeles. Dopo una parte nel Giovane Montalbano, è stata scelta da Carlo Verdone per il suo Sotto una buona stella dal 13 febbraio in sala. Sarà poi al fianco di Stefano Accorsi, 1992, la miniserie su Mani pulite prodotta da Sky.